Io semplicemente adoro, adoro Pocahontas, la mia principessa preferita, e questo l'avevamo già visto in altri video, ma oggi sono qua per parlarvene nel dettaglio, perché mi sembra giusto comunque in questa rubrica, che parla di cartoni animati, parlarvi dei miei cartoni preferiti. Quindi questa vuole essere una sorta di recensione barra elenco di quello che mi piace di questo cartone, insomma, fare in modo il più possibile di farvi apprezzare come lo apprezzo io. Questo cartone animato che secondo me è meraviglioso sotto ogni aspetto. Se vi interessa sapere quali altri cartoni preferisco di qualunque casa di animazione, anche serie TV animate, fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete interessati a conoscerli oppure se avete voi un cartone animato di cui piacerebbe che facessi la mia personale recensione. Il cartone di Pocahontas si rifà al mito storico della scoperta dell'America e principalmente dei primi insediamenti dei coloni inglesi nelle regioni abitate dagli indios, alias gli indiani d'America, appunto. Non si parla di personaggi prettamente storici, anche se vengono richiamati personaggi come Radcliffe o John Smith stesso. Ma anche Pocahontas, che in realtà non si chiama Pocahontas nella storia, ma si chiama Sacagawea, da quello che mi ricordo, magari mi sto sbagliando, fatemelo sapere nel caso. Viene ripresa appunto questa storia di come questi coloni inglesi conoscono questa principessa indiana, appunto Sacagawea barra Pocahontas, che accetta di trovare un accordo con il popolo inglese per occupare parte del loro territorio, ma col criterio di mantenere salva la sua popolazione. Niente di tutto questo verrà narrato nel cartone, si centrerà principalmente sulla diversità di razza, anche se come termine non mi piace particolarmente, e ovviamente sulla storia d'amore che nascerà tra Pocahontas e John Smith. È un cartone, secondo me, che ogni bambina dovrebbe vedere, ma in realtà tutti dovrebbero vederlo, anche i bambini maschi, perché sì, è vero che la protagonista della storia è una femmina, che la storia d'amore, diciamo, che occupa tre quarti del cartone, ma il significato più intrinseco di questo cartone è sicuramente la lotta all'uguaglianza, ai pari diritti, all'integrazione del diverso, all'accettazione del diverso, al rispetto della natura, al ciclo della vita, a come possiamo vivere in armonia con tutto quello che ci circonda e via dicendo, insomma. Tanti piccoli concetti, tante tematiche importanti secondo me che andrebbero ogni tanto rispolverate in questo presente tanto tumultuoso in cui viviamo. Pocahontas è un po' portatrice del messaggio accettiamo il diverso e otteniamo pari diritti in molteplici sensi. Ci troviamo nella situazione nel quale l'uomo bianco si ritiene superiore rispetto alla popolazione indigena in America. Questo è chiaramente sbagliato, ma allo stesso tempo anche la popolazione indigena si sente superiore all'uomo bianco che arriva e cerca di devastare tutto. Pocahontas si fa un po' portatrice della voce dell'accettare il fatto che siamo diversi e che ognuno ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche che lo rendono più forte in alcuni campi rispetto ad altri, come anche più debole rispetto ad altri tipi di persone. Pocahontas però non è la voce più ascoltata in questa storia perché è donna. E anche questo è un messaggio che viene lanciato molto alla lontana, c'è molto il concetto dell'integrazione femminile, dei diritti femminili, di far sentire la propria voce, ma principalmente è tutto coperto da altre tematiche. Andando ad analizzare nel dettaglio, Pocahontas è una gran donna, una donna che prende delle decisioni, ha il coraggio di farsi sentire, anche se sa che il suo ruolo è marginale all'interno del suo popolo, ha una grandissima responsabilità in quanto figlia del capo, ma allo stesso tempo è una donna e quindi deve adattarsi a quello che viene deciso per lei. Certo è che Pocahontas non è un'indiana qualunque, anzi, tutt'altro, è un'indiana fuori dal comune perché ha un legame con la natura molto più forte rispetto al resto del suo popolo, ha un legame con i suoi desideri anche sbagliati, molto più profondo di quanto non facciano i suoi coetanei, e questo la porterà a far valere i propri diritti. La storia di per sé è bella, è veramente bella perché ti coinvolge un po' per l'ambientazione, che è veramente suggestiva. Il disegno e l'ambientazione sono riprodotti in maniera magistrale, quindi questo ti aiuta a farti coinvolgere molto nella storia. I personaggi stessi sono costruiti bene e anche i più marginali in realtà nascondono anch'essi delle tematiche importanti. Faccio un esempio banalissimo.
tantissimo. Thomas, il ragazzino amico di Joe Smith che per farsi valere, per trovare uno scopo nella vita, per aiutare la propria famiglia, parte per appunto questa spedizione in America senza sapere a cosa va incontro. Lui sa che dovrà combattere, lui sa che dovrà farsi valere come uomo, ma fondamentalmente non è ancora pronto. E in Thomas noi vediamo i principi dell'adolescente medio che vuole strafare, vuole fare il mondo come vuole lui e invece poi va a scontrarsi con la realtà, vive la paura, vive i timori, i dubbi e nell'affrontare queste cose diventa uomo, nel prendere in mano la propria vita, le proprie decisioni e nel prendere delle decisioni giuste andando anche contro magari a quello che tutti pensano dovrebbe fare un ragazzino, lui diventa uomo. E quindi dietro a questo piccolo personaggio che magari viene un po' messo da parte, noi abbiamo un grandissimo messaggio. Adesso che ci penso, il personaggio più insignificante di questa storia è Joe Smith. Sì, è innamorato di Pocahontas, sì, cambia il suo modo di vedere le cose, però è un po' un personaggio vittima, nel senso che si abbandona alle tematiche portate da altri personaggi, in particolare a quelle portate da Pocahontas. Funge un po' da tramite con il quale il messaggio viene recapitato a chi guarda la storia. Grazie a Pocahontas, grazie a Nonna Salice, che lui cambia il modo di vedere le cose. Allo stesso tempo è grazie ai suoi amici coloni inglesi che è spinto dalla sua popolarità ottenuta nelle varie spedizioni a prendere possesso di questa nuova terra, di questo nuovo popolo. Un po' ambiguo John Smith come personaggio, ma d'altra parte noi ci siamo innamorate di John Smith perché? Perché è bello, non perché sia un personaggio super profondo. Lui è un po' il manichino della situazione. Mi dispiace Joe Smith, io ti amo, sei bellissimo, però sei profondo come una pozzanghera. Per concludere un po' la cerchia dei personaggi, anche il personaggio del cattivo Ratcliffe rappresenta in sé tutto quello che è l'odio razziale, in sostanza. Qualunque cosa dica Ratcliffe si riconduce all'odio razziale, l'odio verso quello che lui non conosce, ecco, paura da cui scaturisce l'odio principalmente. Noi vediamo che lui ha paura a mettersi in mostra quando c'è una situazione di pericolo, lui ha paura ad affrontare la cosa con razionalità, ha paura a parlare perché dà per scontato che non lo capiranno, come fanno invece i suoi compagni d'avventura, insomma. Quindi lui si crogiola un po' in questa popolarità che si è creato in Inghilterra e di conseguenza sulla nave in questa spedizione in America e basta, semplicemente questo, e tutto il resto è niente ed è un po' quello che fa la persona che ha paura del diverso o che ha paura in generale, cerca di non pensarci. La storia d'amore è bella, ma perché è bella? Rappresenta un po', come dicevo anche in un altro video, quello sulle principesse, lo salto dall'amore adolescenziale all'amore adulto. Pocahontas prova per John Smith un amore smisurato, si innamora proprio a prima vista della persona forse più sbagliata per lei, ma allo stesso tempo quella giusta al momento giusto, perché ha il potere di farla ragionare su quali sono i suoi valori, su quale vuole che sia il suo destino. Lui la mette davanti a una scelta, le dice o me o il tuo popolo. In sostanza le dice questo. Lei chiaramente prima pensa, io non posso vivere senza di te, quindi devo fare di tutto perché tu non muoia, perché tu non venga ucciso dal mio popolo o dal tuo. Però una volta che ci si trova al bivio, le viene minimamente il dubbio di andare con lui, l'istinto principalmente la porta ad andare con lui fino alla fine, ma poi ragiona in maniera adulta e all'amore per quest'uomo predilige l'amore per il suo popolo e per la sua famiglia, quindi sceglie di distaccarsene per adempiere i suoi doveri, per quanto sia triste, perché se tu ti metti lì a empatizzare con Pocahontas intristisci a bestia. Tra la musica sotto in crescendo, lei che corre disperata tra le lacrime e lui che parte con la nave, tutta questa cosa, è molto triste questo distacco, però allo stesso tempo tu finisci e dici beh, ha fatto bene. Un adolescente vedrebbe l'amore in maniera molto più superficiale, si lancerebbe tra le braccia del suo uomo dimenticando tutto e tutti, vedi la sirenetta. Da adulta Pocahontas invece ragiona e vede le sue responsabilità come priorità in quel momento. È un capitolo della sua vita che se ne va e lei lo saluta. Questa è un po' la metafora, secondo me, del finale di Pocahontas. Ma parliamo della musica. Da sempre
sempre, anche da piccola, la musica è sempre stata fondamentale per farmi piacere un cartone animato. Io dovevo sapere a memoria, oltre che alle battute, anche le canzoni e i temi musicali che c'erano sotto. Pocahontas non fa eccezione. Fin da piccola è stata una di quelle colonne sonore che sapevo riprodurre dalla prima nota, dal rullo di tamburi, nell'introduzione quando ancora sta apparendo il logo della Disney, fino all'ultima nota di Farewell. Le canzoni sono sia narrative sia profonde a livello di significato e di testo. Tralasciamo I colori del vento, di cui ho parlato nell'ultimo video, una delle canzoni più belle del repertorio disneyano. Un testo molto chiaro, è un testo che va a difendere la natura, ti va a spiegare che tu non è che non puoi avere a che fare con la natura, ma devi rispettarla e devi rispettare i suoi tempi, devi fare in modo che ognuno viva nel suo microcosmo e che questi microcosmi si fondano piano piano senza far male a nessuno. Dicevo, c'è questa divisione tra le canzoni narrative e le canzoni profonde a livello di significato. Nelle canzoni narrative rientrano la prima canzone, Regina Compagnia, la seconda Come un rullo di tamburo e Mio Mio Mio. Tutte le altre canzoni sono più profonde. Dei colori del vento abbiamo parlato, parliamo di Dopo il fiume cosa c'è, che ha anche una piccola introduzione cantata dal capo indiano, da Powhatan. Questa canzone parla di come Pocahontas prenda alla leggera la vita, quanto invece suo padre voglia che lei prenda le sue decisioni e le sue responsabilità di figlia del capo, ma lei se ne distacca, lei vuole la libertà, lei vuole una vita leggera, non vuole responsabilità. E infatti c'è questo punto molto bello all'interno della canzone, nel quale trova ad un bivio. Da un lato c'è una via tutta liscia e tranquilla, che sarebbe la via più facile, quindi seguire gli ordini degli altri, e l'altra via è molto più tortuosa. Qua l'immagine ti aiuta a capire il testo, perché Pocahontas si sofferma un attimo e dice: io dovrei sposarmi, dovrei seguire gli ordini di mio padre, però non ci riesco, io devo trovare la mia di strada, non quella che mi impongono. E quindi prende la stradina tortuosa, più rischiosa, ma lei non ha paura di prendere le proprie decisioni. Subito dopo c'è Ascolta il tuo cuore, che è la canzone che le canta Nanna Salice, questo personaggio meraviglioso. Ascolta il tuo cuore è un po' il tema chiave del film stesso. Tu non devi ascoltare quello che ti dicono di fare, ma devi semplicemente ascoltare cosa ti dice il tuo cuore, vai dove ti porta il cuore. E questo è un po' il leitmotiv anche della mia vita, non a caso questo è il mio cartone preferito. Io sono una molto de panza, molto de cuore, ragiono quando c'è da ragionare, quello sicuramente, ma se devo fare una scelta d'istinto ci vado, la faccio senza pensarci troppo. Un'altra canzone di cui ho già parlato nello scorso video, andatevelo a recuperare, che mi piace molto come tema musicale e anche come significato, è Barbari, che sì, è narrativa perché ti spiega un po' la preparazione, ma se ascolti bene il testo in realtà ti spiega le motivazioni per cui un popolo ha paura dell'altro e ti accorgi di quanto queste motivazioni siano superficiali. Alla fine, nella reprise, quando Pocahontas ha trovato la bussola, trova la sua strada, sa che deve andare a salvare quest'uomo non solo perché è l'amore della sua vita, ma perché è la cosa giusta da fare per fermare la guerra, ti accorgi che in realtà il significato principale è quello, e viene spesso sottovalutata. È un cartone che mi accompagna da sempre, i valori in cui crede Pocahontas sono un po' quelli in cui credo anch'io e mi ritrovo molto empatica con lei per diversi motivi, ma forse in questa fase della mia vita sono un po' la Pocahontas di domani. Io adesso so quello che voglio, ma sicuramente a vedere questo cartone a ripetizione da piccola mi ha aiutato ad essere la donna forte che sono adesso. Non vado per esagerazione, sono molto seria dicendo questa cosa. Guardatelo se non l'avete visto, e poi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, non vedo l'ora di conversare con voi. Qua sopra trovate tutti i link utili per trovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicino in su, se vi piace il mio canale, il mio format, questo format e tutti i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo il 1° di maggio con il consueto appuntamento wrap up e TBR dei mesi rispettivamente di aprile e maggio. Invece il prossimo Cartoon Joe, come di consueto, sarà il 2° giovedì.